meno di 15 minuti all'avvio degli scambi in Europa. Io ringrazio subito per essere qui con noi Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF, buongiorno. Buongiorno a voi. Dunque, dopo un lunedì nero si prova a rimbalzare per quanto riguarda i mercati in Europa ma anche a Piazza Affari. Ci aiuta a leggere meglio quello che è successo? Veramente Omicron spaventa così tanto il mercato, un po' un déjà vu, o in realtà si tratta semplicemente di prese di beneficio prima di Natale? Quale delle due componenti secondo lei prevale? Beh, ci sono tutte e due le componenti perché i contagi, se guardiamo soprattutto negli Stati Uniti, il 73% dei contagiati è affetto da questa variante e la crescita è molto elevata e raddoppia nel giro di 2-3 giorni. Questo sicuramente ha rimesso un po' in depressione buona parte dell'economia, soprattutto legata ai trasporti, agli scambi, al turismo e anche a tutto ciò che c'è dietro. No? Guardiamo, abbiamo visto anche il prezzo delle materie prime, in particolare del petrolio, scendere in maniera consistente anche nella seduta di ieri. Detto questo, sicuramente siamo alla fine di un anno che è stato molto positivo, superiore alle previsioni per quasi tutti gli indici azionari, soprattutto quelli americani, quindi ci sta, come è stato anche detto nei commenti precedenti, una parte di realizzi da parte di investitori in una fase del mercato dove si cerca di non prendere enormi e grandi iniziative. Un po' siamo nel clima natalizio, potremmo anche dire un po' ironicamente che come nel film Il Grinch, dove c'era questo misantropo dei capelli verdi nel film diretto da Ron Howard che cercava di fare di tutto per rovinare il Natale, sicuramente questa variante Omicron insieme all'inflazione stanno cercando un po' di rovinare il Natale. Anche se in realtà arrivano anche comunque notizie positive, questo dobbiamo, insomma, è bene sottolinearle, perché sembrerebbe la terza dose di Moderna sembrerebbe efficace contro la variante Omicron, non solo è arrivato anche il via libera dell'EMA al siero dell'americana Novavax e dunque diventa il quinto vaccino disponibile, no? Insomma, per guardare anche un po', no? Insomma, luce e ombre, però anche un po' gli aspetti positivi. Le voglio chiedere, è uscito invece un dato particolarmente deludente a proposito di aspetti negativi, sto parlando della fiducia dei consumatori in Germania, è uscita poco fa, andiamo a vedere come è andato perché il dato ha ampiamente deluso le attese, meno 6,5 punti per quanto riguarda il mese di gennaio, in vista del mese prossimo, ben al di sotto delle attese, il consenso puntava a un meno 2,5 punti e anche in ulteriore discesa rispetto a quella che era il dato precedente, meno 1,8 punti per il mese di dicembre. C'è il rischio che effettivamente la variante Omicron vada a frenare i consumi? Beh, diciamo sicuramente nell'immediato lo stiamo già vedendo, anche perché poi peraltro il dato tedesco, diciamo, si innesta in una gestione della pandemia che ancora prima della variante Omicron già aveva visto nelle scorse settimane la Germania e alcuni stati avere grossi problemi e anche in questi giorni si attendono diciamo ulteriori giri di vite. Questo sicuramente nei confronti dell'economia tedesca è qualcosa che non era previsto, adesso si parla per Capodanno addirittura che potrebbero essere massimo le 10 le persone che potranno partecipare a eventi e alla chiusura di molti luoghi pubblici. Questo sicuramente ha un impatto negativo. Detto questo, sicuramente il mercato azionario tedesco in generale ha comunque visto un 2021 tutto sommato positivo, trainato da alcuni settori che hanno avuto la capacità di reagire in maniera molto forte dopo quello che era accaduto nel 2020 e si attendono anche nel 2022 anche diverse operazioni straordinarie e soprattutto anche da parte di molte di queste aziende, penso al settore dell'idrogeno come l'Inde, la transizione energetica per molti dei numeri uno del listino tedesco sta trasformandosi in realtà in una grande opportunità di crescita, quindi al di là diciamo dell'emotività che è dettata anche da un periodo che sappiamo che anche lo scorso anno non è diciamo agevole, idoneo per quello che riguarda gli incontri e gli scambi, ha poi visto comunque un netto recupero nelle settimane successive. Tra l'altro ricordiamo che anche alcune settimane fa alcuni paesi che sembravano oramai persi per effetto dei contagi, penso a tutta una serie di paesi tipo Romania piuttosto che
Ungheria, Cechia, oggi stiamo vedendo un calo molto forte dei contagi, quindi in realtà è anche ben difficile riuscire a capire, anche lo vediamo da parte degli esperti, la capacità di prevedere gli effetti e la crescita di questi contagi e qual è l'impatto poi a lungo nell'economia. Veniamo ora alle partite aperte a Piazza Affari perché per Bipper Carige spunta l'ipotesi rilancio, scaduto il termine ultimo per il fondo interbancario per avviare un periodo di trattative in esclusiva. Oggi si riunisce il CDA di Modena. Per non abbandonare il dossier, l'istituto guidato da Piero Montani potrebbe abbassare da 1 miliardo a 700 milioni il contributo richiesto al fondo per ricapitalizzare Carige. Non è escluso però che nel frattempo possano farsi avanti altri pretendenti per Genova. Intanto vediamo, il titolo oggi riparte da un più 6,29%. L'indiziato numero uno resta Crédit Agricole Italia. Intanto Carige va avanti nel suo processo di de-risking, ceduto ad AMCO un nuovo portafoglio crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing per 17,7 milioni di euro. Dunque, Gaziano, è verosimile secondo lei l'ipotesi di un rilancio da parte del CDA di Bipper che oggi si riunisce? L'ipotesi appunto è che venga ridotta la richiesta per quanto riguarda la ricapitalizzazione di Carige dal miliardo a 700 milioni di euro, almeno queste sono le indiscrezioni che circolano. Un'ipotesi verosimile? Ma diciamo che potrebbe anche starci, nel senso che la proposta che hanno fatto, sicuramente conoscono la normativa sul Fondo Interbancario Tutela Depositi che eccedeva la capacità di intervento. Il titolo quest'anno Bipper è un titolo che è salito del 19-20% e che ha trovato di fatto in cimbre un Unipol, un grande motore di aggregazione, di crescita, in un progetto dove sicuramente la presenza anche attraverso Carige potrebbe avere diciamo, un senso, sempre che naturalmente questa operazione, come hanno fatto capire, sia un po' agevolata da parte sia dei crediti fiscali, da parte dello Stato sia dal fidito, quindi sicuramente c'è da aspettarsi che non credo che la pagina sia completamente girata e chiusa per questo, per quello che riguarda Viper. Grazie per essere stato con noi, Salvatore Gaziano, Soldi Expert SCF. Buon lavoro e anche buone feste. Grazie. Hai appena visto l'intervento settimanale di Salvatore Gaziano a Caffè Affari su Class CNBC. Ogni settimana Salvatore Gaziano, strategist di Soldi Expert SCF, pubblica la newsletter più irriverente di sempre. Se vuoi essere sempre aggiornato sul mondo degli investimenti, registrati gratuitamente visitando letterasettimanale.it o cliccando sul link in descrizione. A presto!